aiuto Kashima è il cupo introverso della scuola e ha una cotta per Runa Shirakawa, la ragazza popolare. Dopo aver perso una scommessa con i compagni di classe, un giorno confessa i suoi sentimenti a Runa. Scioccata e segretamente inesperta quanto Ryuto, Runa accetta di uscire con lui. La relazione cresce tra due persone tanto simili quanto diverse. Il loro giovane amore sboccerà? Il tempo lo dirà. Fonte. Pure la rima hanno fatto. Ok, quindi si presenta come un anime in cui lui si dichiara per scherzo a lei, cioè perché ha perso una scommessa, e lei accetta, per gioco probabilmente, ma poi dopo un po' di tempo si accorgono che in realtà si piacciono e così via. Però come ha detto pure Mangaka Mocha in chat, sembra un po' un fake dress up, che non è ovviamente una trama proprio simile al dress up, ma per il semplice fatto che lei è una gal che si mette con un tizio ordinario. Saremo a vedere, non ho molte aspettative, vi dirò come roba, cioè, però... 12 episodi. Studio Engie, che sarebbe lo studio di... Oppure di Cancolle, il detective Visorredi Dead, Full Dive, Trapped in the Dead Sing, Uzaki-chan, beh, uno studio di come dire, che monomici, un top studio questo che fa solo anime belli. I tag sono eterosessuale, Gyaru, coming of age, triangolo amoroso, protagonista maschile, teen cast, scolastico. Ok, e infatti nelle recommendation ci sta Dress Up Darling, My First Girlfriend is a Gal, More Than a Married Couple, Igehiro. Mettiamo subito un dislike a Ikehiro, Scams Wish e Uzaki-chan. La creatrice che ha fatto Our Dating Story e altra roba che non conosco. Poi andiamo a vedere il cara design, Magako, che ha fatto, mi sa che fa le stesse robe che ha fatto l'autrice praticamente, quindi roba che non conosco. Il regista, vabbè, insomma. Ah, lo stesso regista di I'm in Love with the Villainess, ok. E per finire andiamo a vedere solo le musiche. Le musiche è questo Kei Aneoka. Ah, le musiche di Kaguya-sama. Sì. Sì. Ha fatto, è il compositore di Kaguya. E anche di Monogatari. Cioè di una parte di Monogatari, magari non tutto Monogatari. E questo è stato il primo episodio di Our Dating Story, The Experienced You and The Inexperienced Me. Guardate, secondo me... Per certi versi non è neanche così male, perché quantomeno è una commedia romantica che introduce qualcosa di diverso, cioè non è una classica commedia romantica. Il problema in realtà è esattamente quello che dice Elaim, cioè un romance dove secondo me in realtà la storia è pure interessante, ma dove entrambi i protagonisti fanno un po' cacare, è quello il problema. Cioè non è tanto l'idea di base, che secondo me l'idea di base ci può anche stare, c'è un anime in cui metti il ragazzo che è inesperto con la ragazza, tra virgolette, esperta, ma allo stesso tempo un po' che approccia, come dire, le relazioni in maniera non proprio normale, e che li metti insieme e crea questa situazione qua. Di base secondo me può anche funzionare come cosa, cioè... Alla fine le situazioni che si sono create in questo primo episodio erano un po' surreali, perché c'è da dire, erano un po' surreali, però c'è anche carucce per certi versi. Il problema è che effettivamente loro due sono un po' bruttini. Cioè lei sembra un bot, come avete detto pure voi, sembra un'intelligenza artificiale, tipo i nuovi, cazzo ne so, le nuove intelligenze artificiali, tipo delle app di dating, non lo so, comunque quelle là, perché è proprio strano il modo in cui si comporta, da come lui gli ha chiesto, ci mettiamo insieme? Cos'è che ti piace di me? Ah, sei carina? Ah, ok, ci sta, mettiamoci insieme. E poi subito dopo, vabbè, ma dai, ci siamo messi insieme, scopriamo. Ma che vuol dire? Ok, che lei pure non sarà espertissima, dato che comunque vanno che è al secondo anno di liceo, mi pare. Sì, questo qua è il secondo anno di liceo, quindi hanno 16 anni. Per carità, sì, pure lei non sarà espertissima, ma ha detto che comunque relazioni in passato le ha avute. Avrà letto un romance, cioè avrà visto una commedia romantica come funziona. Cioè non è che stiamo al medioevo, quindi sì, un po' strano il modo in cui si comporta lei. Non è proprio una roba normalissima, per quanto vabbè ci ha fatto capire che probabilmente tutte le sue precedenti relazioni sono state così. Ovvero semplicemente, vabbè, sai che c'è, scopiamo, fine. Però vabbè. E lui... In realtà non è che manco, secondo me, che si comporta male. Cioè, anche il fatto che non ha voluto scopare queste cose ci può pure stare. Cioè, alla fine,
si sarà sentito pure, come dire, abbastanza preso alla sprovvista. Cioè, cazzarola, non sai come comportarti in una situazione di questo tipo. Quindi non la trovo neanche così scandaloso il modo in cui si è comportato lui. Il fatto è che non lo so, non mi piace. Sembra un protagonista un po' stupido, un po' sempliciotto. Cioè, non c'è una singola cosa che mi piace di lui. Al massimo l'unica cosa positiva che possiamo dire è che non è stronzo. Cioè, non è un pezzo di merda. Probabilmente pure troppo buono. Quindi, non lo so. Cioè, effettivamente non sono personaggi che mi convincono molto. Poi, vabbè, parlando invece di qualità, non ha proprio una bellissima qualità. Studio Angie, per carità, non è orribile, però allo stesso tempo niente di che. Come disegni e, vabbè, animazioni, non è che fossero chissà quanto presenti, ma come disegni non è niente di che. Secondo me comunque non è un anime da insufficienza, per carità, solo, non lo so, sarà particolare come si evolve la situazione. Abbiamo visto molto di peggio, ma c'è di meglio. Infatti secondo me questo qua è tipo un anime che sarebbe voluto arrivare al 7, ma non ce la fa ad arrivare al 7. Io ho letto il manga, il protagonista del manga sembra più deciso, mentre qua è più un coglione. Peccato perché è una bella contrapposizione fra lei che pensa che l'amore è solo sesso, mentre lui è prevalentemente sensibile. Ma infatti secondo me come idea di base ci sta, può funzionare. Però lei sembra un bot, lui sembra troppo bonaccione, e quindi non lo so, è un po' così. Poi sì, se vogliamo dirla tutta, pure la premessa di come si sono messi insieme, la roba della penna, cagata clamorosa, il fatto che gli amici hanno fatto questo gioco, pure un po' una cazzatina, quindi sì, non è proprio, come dire, un anime che si basa su basi molto solide. Per ora sì, io vi dico che l'insufficienza non gliela do, gli do un 6, però vediamo il vostro voto. Poi boh, non lo so, forse sono un po' troppo generoso, boh, ma ho detto, almeno di base la storia per come si è presentata non mi sembra una cazzata totale. Magari appunto è perché non ho visto molti anime di sto tipo, perché se mi dite che Hajime no Gal è uguale, magari sarà così. Daigo, soccorritore in arancione. Toaki Daigo arde con un talento straordinario e una determinazione senza precedenti. Onoda Shan lotta contro i muri che gli bloccano la strada. Nakamura Yuki spera di diventare una delle poche donne membri del corpo di soccorso speciale noto come Orange. Quando questi tre giovani vigili del fuoco che condividono l'obiettivo di diventare membri dell'Orange si uniscono, inizia la storia di come un giorno il Giappone verrà salvato. E ciò che incombe davanti a loro è una crisi che mette in pericolo l'intero paese. Attenzione. Magari è una roba alla Fire Force. Qualche problema grave legato al fuoco. Allora, lo studio è Brains Base, che, oddio, To Your Eternity, Inspectre, vabbè, è uno studio che si difende bene. Firefighter WoW, vabbè, vediamolo, dai, cioè non facciamo neanche troppe presentazioni, non c'è bisogno, vediamolo. Allora, di base posso dirvi, come anime conclusivo o in generale come anime da vedere questa stagione, tornando indietro non l'avrei visto probabilmente, perché non è un anime che mi lascia molto, però vabbè, almeno posso dire che ho visto un anime sui pompieri. Ora, di base, questo Firefighter Daigo è semplicemente un anime sui pompieri, qualità buona, cioè non male, devo dire, che come per Overtake, secondo me, riesce a raccontare bene una storia legata ai vigili del fuoco. Alla fine, comunque, diciamo che i giapponesi in questo tipo di cose riescono abbastanza bene quando si tratta di raccontare storie prese da fatti reali, come poliziotti, pompieri, macchine. Riescono molto bene, un po' meno quando si tratta di storie meno realistiche, però sì, cioè, ripeto, mi sembra fatto bene, la storia ci sta, c'è anche questo alone di mistero più o meno su come la situazione è degenerata così tanto, il disastro naturale, cosa sarà stato, tutto in fiamme, e non mi pare ci siano poteri, quello no, quindi è un anime normale senza poteri particolari. I personaggi sembrano buoni, sinceramente mi sembra che fa il suo. Fa sicuramente il suo. Ora, Overtake secondo me era su un altro livello, cioè mi pareva sia a livello di storia che a livello anche qualità generale mi pareva abbastanza meglio, quindi non darei a questo qui un voto simile a Overtake, ma manco mai. Secondo me un 7-7 meno ci potrebbe stare, un 7 meno magari, dai, 6-75, quindi il vostro voto è un 7, io vi confermo il 7 meno. Come anime secondo me potrebbe rivelarsi più interessante di Polissine Pod? Ecco, questa è un'ottima domanda, Pippo, perché in effetti di anime simili a questo qua, dei pompieri,
anche se non era sui pompieri, ho visto appunto Police in a Pod, che è letteralmente la perfezione per quanto riguarda un anime simile. E non lo so. Non lo so perché. Allora, Police in a Pod era visto più dal... era più comico. Questo qua invece mi sembra un po' più serio. Quindi in realtà sono due cose un po' diverse. A me era piaciuto parecchio Police in a Pod, gli avevo dato 7, infatti. L'avevo trovato semplice, divertente, proprio tranquillo come anime. E aveva le due protagoniste che erano carinissime. Lei, Kawaii e Fuji erano veramente carinissime come poliziotte. L'avevo trovato un bell'anime. Questo è, ripeto, un approccio diverso. Cioè non è un approccio comico carino, è più un approccio serio. Serio, serio. Quindi non saprei. Cioè, io credo che per questo tipo di storie a me piacerebbe di più una roba alla Police in a Pod. Per, insomma, chi lo può sapere. Per uno che magari è appassionato di questo mondo la serie è perfetta, ma infatti, cioè, per uno che è appassionato di queste cose, questo primo episodio è anche da 8, 8 e mezzo, cioè alla fine è più di così che devi fare. Quindi, cioè, sì, se uno invece vuole cose un po' più particolari sui pompieri, cose un po' più in stile anime, si va a vedere Fire Force, che, come dire, manco sono proprio molto pompieri quelli là, però capiamoci, cioè, più o meno ci sta il fuoco, però... Eh sì, questo è quanto, quindi alla fine la serata di oggi si è beccata un 6,35 come, penso di sì, più o meno come media, e va bene così.